Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Serie A Flash, rubrica che esce tutti i lunedì alle ore 14 e che racconta in maniera stravagante tutte le partite disputate in Serie A. Piccola comunicazione di servizio, la prossima giornata di campionato si giocherà sabato 22 dicembre, quindi l'appuntamento con Serie A Flash è anticipato a domenica 23 dicembre, sempre alle ore 14. All'appello oggi mancheranno Atalanta-Lazio e Bologna-Milan, perché devono ancora giocare. Ma ora basta cincischiare. Sigla. La Serie A parte con Inter-Udinese finita 1-0 per i nerazzurri. Sugli spalti fa molta tenerezza un papà tifoso che, pur di essere allo stadio per tifare la sua squadra del cuore, fa vedere alla figliuola i suoi cartoni animati preferiti sul suo smartphone per 90 minuti più recupero. L'Inter esce da San Siro con 3 punti in più, il papà tifoso con 15 giga in meno. Il secondo anticipo è stato il derby di Torino, vinto dalla Juventus per 1-0. Con gol di CR7. Ecco a voi una foto che riassume al meglio sia la partita che il campionato in generale. La domenica di Serie A accende i motori con Spal-Chievo terminata 0-0. Ad assistere alla partita a bordo campo c'erano anche dei piccioni. Più o meno come fa un piccione. La partita però è stata così noiosa che 10 minuti prima del triplice fischio finale i piccioni sono volati via. Altro derby, quello toscano, tra Fiorentina ed Empoli, finito 3-1. Polemiche per l'esultanza di Simeone, che dopo aver realizzato il gol del 2-1 ha tirato sull'indice per zittire i fischi contro di lui. A fine gara mea culpa di Simeone, che ha dichiarato: ho sbagliato a tirar fuori l'indice, dovevo tirar fuori il medio. Quagliarella continua a segnare e la Samp continua a vincere. Finisce 2-0 la sfida contro il Parma, che ogni volta patisce tanto l'assenza di Gervinho. Questo è il Parma con Gervinho. Questo è il Parma senza Gervinho. Frosinone-Sassuolo finisce 0-2, fa gran scalpore il gol di Domenico Berardi, che non segnava dal 15-18. A fine partita l'attaccante del Sassuolo ha chiesto scusa a tutti i suoi fantallenatori, promettendo che non succederà più. Anche perché questo più 3 effettivamente gli rovina la media. E vabbè. Il Cagliari perde in extremis 1-0 contro il Napoli grazie ad un gran gol su punizione di Milik. A fine gara un tifoso napoletano ha dichiarato: vincere nel recupero è una goduria pazzesca, sono ancora eccitato. E a quanto pare non è l'unico ad essere eccitato. Guardalo lì Carletto, è davvero tanto eccitato. E chiudiamo con Roma-Genoa finita 3-2, ma prima riguardiamo il primo gol di Piontek. Bene, ora facciamo un quiz. A cosa stava pensando Olsen mentre la palla entrava montolivamente in porta? A. Vabbè, tanto Piontek al fantacalcio ce l'ho io. B. Avrò chiuso il gas a casa. C. Cazzo, devo ancora comprare il regalo alla mia ragazza. D. Ma a Capodanno, che si fa? Il quiz è aperto, votate con un commento. Bene ragazzi, Serie A Flash finisce qui. Se questo TG vi è piaciuto, vi chiedo di sostenermi con un like. E vi ricordo che il prossimo appuntamento è per domenica 23 dicembre, sempre alle ore 14. Per adesso è tutto, buona giornata.